Certamente poi quando non fai gol, il timore, la minima situazione che si crea nella propria area porta ad avere delle paure che qualcuno si porta dietro da tanto tempo, però ripeto, è stata una prestazione perfetta sotto ogni punto di vista. L'unico neo, purtroppo, non la buttiamo dentro. C'è poco da girarci attorno, la Triestina non segna quando ce n'è più bisogno, il suo male principale resta questo. E per fortuna che il pareggio del Pro Patria col Piacenza in pieno recupero ha tenuto l'Unione ancora in corsa per i play-out. Ora crema la squadra di Gentilini, deve vincere per accedere agli spareggi salvezza o sperare che il Piacenza non faccia un risultato migliore del suo. La Pergolettese, avversaria di Rosso Labardati, è però ancora in lotta per confermare i play-off. Il Vicenza, che il Piacenza affronterà però in casa, forte della vittoria in Coppa Italia, ha già il secondo turno di playoff assicurato al netto di un'evidente maggiore qualità dei propri elementi in rosa. I numeri purtroppo nel calcio poi alla fine contano, tu crei 8-9 situazioni, non fai gol e ci sta che è successo tante volte, nel calcio non sarà né la prima né l'ultima volta. Però ripeto, noi dobbiamo stare concentrati ancora sul pezzo perché sapevamo di lottare fino alla fine, speravamo di uscirne prima, siamo ancora in corsa nell'ultima giornata, per cui bisogna essere compatti, uniti ancora di più, perché comunque siamo ancora qui a giocarci questa benedetta salvezza. Il risultato non all'altezza è coinciso anche con la prima bordata di fischi della curva Furlan dell'era Gentilini, ma il mister con savoir-faire immutato non molla di un centimetro. Ma probabilmente il rammarico di non aver visto la propria squadra vincere c'è una determinata delusione, però io continuo a ripetere che se noi siamo ancora in gara per poterci tirare fuori e quindi non dobbiamo mai mollare fino a quando la matematica non ci condanna e noi saremo lì a sputare il sangue, l'anima e spero che lo facciano tutti quanti come abbiamo fatto fino adesso. Diventa fondamentale anche il loro rapporto.